Viene comunemente indicato nelle citazioni comuni come il salotto buono della città, il fulcro di tutte le attività o manifestazioni e per questo dovrebbe essere sempre tirato a lustro. Ma le maestranze pubbliche, per quanto precise e puntuali nelle operazioni di pulitura, nulla possono contro la maleducazione o l'inciviltà di qualcuno che scambia angoli in pieno centro, a pochi passi dalla Fontana della Fortuna, come un posto dove passare la notte, oppure un vicoletto dietro il tanto amato Teatro della Fortuna come un Vespasiano, il cui olezzo al solo passare disgusterebbe i più forti di stomaco. Oppure, come ci segnala la titolare del centralissimo bar pizzeria 20 settembre, scambiare le strutture esterne dedicate ai bambini per un posto dove lasciare le proprie evacuazioni corporali in bella vista. Dobbiamo prendere candeggina, scopa, scopone, acqua e pulire questa indecenza. È una vergogna, basta, un minimo di educazione comunque civile, perché non penso sia una cosa così da dover mettere telecamere, perché io sarò costretta a mettere delle telecamere sperando sia un deterrente per quelle persone che comunque fanno finta di niente o non se ne accorgono o quello che è, però basta. E quindi vorrei comunque sottolineare soprattutto l'educazione nei confronti di chi viene a lavorare, ok? E nei confronti comunque anche di chi passeggia, perché non è bello vedere queste cose. Da quanto va avanti questa situazione più o meno? Diciamo che negli ultimi anni questo aumento di passeggiate con i cani è aumentato. Quella non mi sembra però proprio di origine animale. Non lo sappiamo, non abbiamo telecamere, quindi non possiamo dire niente. Sta di fatto che se fosse altro, peggio ancora. Insomma, adesso a tutto c'è un limite.